come ho vissuto il mio 2020? Bene, ora cerco di raccontarvelo con alcune mie fotografie. Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici. Siamo in montagna, non c'è neve, ma facciamo delle belle camminate. Come quella al rifugio Parafulmine. Perché si chiama così? Beh, se vi coglie un temporale è meglio restare al riparo davanti a un'ottima polente brasato. E poi alla sera sulla strada del ritorno vi può capitare di vedere al di là della pianura padana il profilo del Monviso. Siamo a metà gennaio e in una fredda domenica mattina ci uniamo ai verdi di Cilisello Balsamo per andare a fare pulizia al parco del Grugno Torto. Intanto, al laghetto, nuotano tranquille poche anatre. Come ogni anno, in un grigio sabato di fine gennaio, ci uniamo al corteo per la giornata della memoria al Parco Nord. E in quella occasione qualcuno riesce a rispolverare le vecchie bandiere del PC. È stato decretato il primo lockdown. Ed io, incuriosita, mi reco in centro a Milano con il mio scooter e con la macchina fotografica. La città è quasi spettrale e i negozi, ancora aperti, sono desolatamente vuoti. Solo in Piazza del Duomo i piccioni, con la loro vivacità, creano momenti di dinamismo. Non si trovano le mascherine. Giuseppe ne ha giusto una che gli avevano dato al lavoro come disaster manager. E allora le faccio io. Ma a mio figlio non piacciono quelle con il pizzo. E devo disdire il teatro. E la terrazza, in un marzo eccezionalmente caldo, diventa un solarium, ma anche una palestrina e un angolo di lavoro. Chi di voi non ha messo mano e riordinato le vecchie fotografie? E intanto sfuma il nostro sogno di un viaggio negli Stati Uniti. Arriva precocemente la primavera e quasi non ce ne accorgiamo, ma possiamo uscire e riprendiamo le nostre abituali passeggiate al Parco del Grugno Torto. Ci torneremo spesso in quei lunghi mesi di forzata reclusione. È maggio e ci permettono di raggiungere la casa in montagna. E con gli amici che ci raggiungono facciamo una bella camminata in Alta Valseriana. Facciamo il picnic rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza. Ma poi non resistiamo ad una partita di burraco sul tavolo di un rifugio chiuso. Come ogni anno ho seminato sul terrazzo qualche ortaggio, questa volta zucchine, e intanto mi godo i frutti di una piantina di lamponi. Ma la pianta di zucchina continua a farmi fiori maschi, uno al dì, e solo dopo un po' di giorni sbocciano insieme un fiore maschio e un fiore femmina. Che fare? Non vedo api in giro e siamo già pronti per partire per il mare, e allora non ho dubbi, inseminazione artificiale, chissà. Eccoci al mare, alla nostra casa di Lido di Volano, un po' di sole e lunghe passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia. Andiamo anche lungo gli argini del Po alla ricerca della natura selvaggia. E arriviamo fino alla foce, là dove l'acqua si mescola alla terra e non sai più dove arriva l'una e finisce l'altra. Dobbiamo festeggiare il mio compleanno e convinco Giuseppe a portarmi a Comacchio al ristorante La Barcaccia per una cena a base di pesce. Troviamo una città deserta, priva di turisti e vacanzieri, ma anche i residenti sono chiusi a casa e dove prima passeggiavano i turisti, ora passeggiano indisturbate le anatre. Rientriamo a Cinisello Balsamo e scopriamo che la fecondazione artificiale ha funzionato. Ritorniamo al mare
e scopriamo altre sculture che il solito artista realizza con i legni che il mare porta alla spiaggia. Facciamo anche lunghe gite con il kayak nel labirinto di isolette e canneti del delta del Po. E ci muoviamo tra Cavalieri d'Italia, tra cormorani, aironi grigi e aironi bianchi. Venerdì 24 luglio andiamo a Ferrara, al maestoso Castello Estense, per vedere la mostra antologica di Gaetano Previati, che la sua città gli dedica. Ne approfittiamo per una passeggiata in centro, passeggiata breve però, perché presto inizia a piovere. A fine luglio facciamo un viaggio straordinario con la macchina del tempo. Andiamo a Tresigallo, cittadina vicina a Ferrara. Tresigallo è la capitale del razionalismo architettonico italiano. È un luogo sospeso tra sogno e realtà. Impressione che viene amplificata dalle strade deserte. Una città letteralmente progettata a tavolino, voluta negli anni 30 dall'allora ministro dell'agricoltura Edmondo Rossoni, nativo di quei luoghi. Il suo impianto urbanistico, le geometrie e i cromatismi sorprendono ancora per la loro modernità e cura dei dettagli, tanto da far valere a Tresigallo la definizione di città metafisica. Dopo pochi giorni passati a Cinisello per festeggiare alcuni compleanni, torniamo al mare. È agosto e una moltitudine di vacanzieri affolla la spiaggia. Noi comunque ci teniamo lontani ed è incredibile come a poche decine di metri da quella folla possa convivere una realtà che non finisce di stupire. Daini, fenicotteri rosa, ibis e vediamo anche una coppia di pavoni con i loro pulcini. A metà ottobre torniamo a Volano per chiudere la casa per l'inverno e raccolgo le poche olive del mio alberello. La spiaggia è deserta e solo sul pontile si ritrovano i soliti patiti della pesca, ma la vera meraviglia la troviamo in pineta. Per i daini è la stagione degli amori e per la prima volta vediamo molti maschi con dei maestosi palchi. Colpiti dalla tempesta ormonale non capiscono più nulla e si lasciano avvicinare. In tutta la pineta risuonano i loro richiami d'amore e rincorrono delle annoiate femmine che non desiderano altro che bruccare la tenera erbetta. A settembre con mia nipote, la fotografa, andiamo a Milano per vedere a Palazzo Reale la mostra di Margaret Burke White. Bellissime foto. Siamo già a dicembre e finalmente ci ritroviamo con gli amici di Fricamera. A metà dicembre andiamo a Monza per gli ultimi pochi acquisti di Natale. Il 22 dicembre, molto prima della chiusura di Natale, ce ne andiamo a continuare il nostro lockdown in montagna. Appena arrivati non c'è neve, ma poi ne viene giù tanta che non ne vedevamo così da molti anni. Passiamo le feste da soli, ma facciamo qualche camminata sulla neve, mentre gli sci e gli scarponi rimangono rigorosamente chiusi nel box. La nostra speranza va al prossimo anno. Un anno da dimenticare? Non credo. Anzi, un anno che ci ricorderemo per un bel po'.